Okay, your position looks good, Joe. Let's go Delta Scion. Haven't gotten the 1 minute warning yet. Position is good, Joe. Pump idle. Good pump. Good igniter. Ready to launch now. Good light. Okay. Questo è l'X-15. L'aereo di ricerca progettato per investigare le problematiche del volo dell'uomo in un ambiente vicino allo spazio. Altezza 80 km, velocità 6 Mach. Aerodinamica ad alta velocità, riscaldamento aerodinamico, disegno strutturale, stabilità dell'aereo, controllo nello spazio e rientro. Si tratta delle informazioni da fornire e che vengono fornite. Questa è la storia. 57.000 libbre di spinta. Una volta a tutto gas. Non c'era nessun motore come questo prima, ma la Firecall l'ha costruito per l'X-15. Che tipo di struttura si poteva progettare in grado di sostenere un motore così? L'X-15 è stato progettato e realizzato per supportare gli stress che si incontrano a velocità supersonica, per raggiungere altitudini estreme e battere il calore, superare le alte temperature che si formano sulle ali, fusoliera e coda durante il rientro nell'atmosfera terrestre. Il contributo delle ricerche degli ingegneri che hanno fatto alla North American Aviation per il progetto dell'X-15 è stato accettare la proposta della NASA per costruire questo aereo e scoprire come ci si poteva incontrare. Harrison Storm è il responsabile del programma X-15 della North American Aviation. L'X-15 ed il B-52 per lanciare l'aereo erano pronti. Il pilota della North American Scott Crossfield era pronto. Passo dopo passo il progetto dell'X-15 è giunto a questo evento importante. In questo momento il primo dei tre X-15 era pronto per iniziare una serie di test di volo. Il programma, iniziato con una progressione ordinata di test nel primo volo dell'X-15, rimarrà attaccato al B-52, poi si proverà una bella planata. Solo in seguito si testerà la potenza del volo. Questi accurati programmi di test di volo condotti dal pilota Scott Crossfield dimostrano che l'X-15 farà esattamente quello che i suoi progettisti hanno sperato fosse in grado di fare. Dal 10 marzo 1959 fino al tardo 1960 abbiamo consegnato il terzo aereo all'Air Force, ho fatto il capitano di 14 voli, un volo leggero e 10 voli di potenza. Era semplicemente una routine. Noi della North America, una volta che eravamo lassù, controllavamo l'aereo. Controllavamo il sistema per vedere come si comportava e se aveva raggiunto gli standard prima di passarlo all'Air Force. Anche il pilota è passato attraverso quello che si chiama scuola di difficoltà, dove venivano simulati i difetti di uno o più dei sistemi dell'X-15. Le sue reazioni venivano monitorate. Ogni pilota faceva esperienza eseguendo un numero di voli sull'aereo F-104 modificato. Volavano oltre l'imminente volo dell'X-15, ovviamente per stabilire punti geografici di controllo e punti d'altitudine con schemi di atterraggio.
L'intervallo consisteva di una stazione principale ad Edward ed una stazione radar ad Ely, Nevada e Nabiti. Il corridoio di volo è largo 50 miglia e contiene un numero di laghi asciutti dove poter fare atterraggi di emergenza. Venivano fatti due voli di potenza ad alta altitudine, uno di tipo balistico che andava anche oltre i 76 km ed il secondo ad un'altezza più bassa, mediamente fra i 18 e i 21 km. Durante i voli di pratica sull'F-104, il pilota prendeva dimestichezza sui tempi e le posizioni per l'atterraggio dell'X-15, sia nei posti principali ed alternativi per questi atterraggi. Facevano pratica sull'atterraggio usando le impostazioni predeterminate in modo da simulare il basso grado di spinta innalzata dell'X-15. Non viene lasciato nulla al caso, sia in aria che al suolo. Queste precauzioni hanno ripagato durante i voli successivi, quando il pilota si rese conto che aveva a disposizione solo il 30% della potenza e che di conseguenza poteva fare un atterraggio di emergenza sul lago Mud. Quel giorno avevamo bisogno di oltre 3 km e mezzo di pista per raggiungere il decollo da 170 a 180 nodi. Snugly era infilato nella cabina dell'X-15. Il pilota ricordava tempi migliori di quando volava sopra le montagne. Si strinse dentro la cabina. Tutta questa manovra si è rivelata un continuo soffiare e sbuffare, ma alla fine è stato un sollievo quando finalmente è tornato sul suo sedile ed una volta seduto si è rilassato. Questi voli erano un bel problema mentale per i piloti del B-52. L'inserimento dell'X-15 permette il sedile eggettabile che può essere utilizzato in caso di emergenza quando l'aereo è ancora attaccato ai ceppi del B-52. Il check di lancio prosegue col test del pilota sull'altitudine di controllo del razzo. Facevo il controllo del sistema mentre l'X-15 si trovava ad un profilo di altitudine oltre la consueta atmosfera. Ad un'estrema altitudine i servizi di controllo della convenzionale aerodinamica non erano sufficientemente responsivi per il controllo totale del volo. Sono necessarie le attitudini di controllo del razzo. Il beccheggio del razzo è situato davanti, sul naso, il rollio sulle due ali. Sulla parte sotto dell'X-15 si era formato un velo di brina nella parte esterna dei serbatoi di ossigeno liquido, dove a causa del freddo intenso dell'ossigeno liquido ad una temperatura di meno 300 gradi Fahrenheit. Ora abbiamo acceso le unità ausiliare di potenza. Notate la scia dello scarico sopra lo stabilizzatore orizzontale. Lancio. L'aereo sembra rotolare via dai ceppi di rilascio. Il motore dell'X-15 è partito e l'aereo accelera rapidamente lasciandosi immediatamente indietro il B-52. In questo volo il progetto è stato fatto per avere 1500 libbre per piede al quadrato di pressione dinamica che lo spinga in su. Nuovamente il lancio, ripreso dalla cinepresa numero 1 dell'X-15. Osservate la rapida accelerazione dell'aereo che cade via dal B-52 ed il ripido angolo di risalita. Vengono estesi i freni di velocità per permettere di allungare il tempo di combustione dei motori e fornire maggiore stabilità all'aereo durante il rientro. L'altitudine di oltre 96 km del piano di questo volo è stata raggiunta. La cinepresa numero 5 dell'X-15 mostra la reazione del pilota allo stato di 0G. Cinepresa numero 6, dove si vede il pannello di controllo nelle condizioni di mancanza di peso.
Osservate le pagine del blocco della nota del pilota. Il piano della punta di picco di altitudine è compiuta. L'aereo inizia la parte in discesa della parabola. Mentre l'angolo di discesa aumenta, l'orizzonte sparisce dall'immagine. In questo momento viene rallentato il livello di volo e si vede ancora una volta l'orizzonte dietro alla coda dell'aereo. Nel ritorno il pilota all'X-15 deve stimare da solo il luogo di atterraggio relativo alla sua posizione. I freni di velocità vengono chiusi ed il pilota dirige l'aereo per l'atterraggio verso uno dei laghi asciutti. Il progetto di ricerca dell'X-15 ha raggiunto il suo obiettivo originale che inseguiva da tempo. L'aereo ha volato con successo più di 120 volte, raggiungendo nuovi record che non erano previsti lungo il percorso. Altitudine 107 km, velocità 6 Mach, 6.604 km all'ora, la più alta e la più veloce che un aereo abbia mai volato. Ora l'X-15 avanza per raggiungere nuovi adempimenti. Oggi la Thoroughbred è diventata la casa madre, sviluppando carichi utili di strumenti, affrontando nuove ambientazioni spaziali, prima dei satelliti senza l'uomo o delle nuove sonde razzo. Ci sono tante persone che possono condividere il merito per il continuo successo del progetto di ricerca dell'X-15 e forse potremmo comprendere se ci focalizziamo su quelli che attualmente hanno volato per le tante ricerche dell'aereo dell'X-1. Salutando questi uomini coraggiosi e noi rendiamo omaggio a tutti gli altri che hanno aiutato questo avanzamento passo dopo passo, sempre più a fondo, verso lo sconosciuto mondo dello spazio. Space.